Vorwärts, vorwärts, bewegt euch! Los, beeilt euch! Che potremo ritornare al cinema? Tra poco. Apri la bocca. Uno solo, allora. Almeno due. Così diventerai grande e forte. E finalmente ucciderò Hitler. Mamma, ridi ancora. Per favore, ridi. Tedesco, come papà. E con una zampata puoi uccidere un Krug. Prendi questo, sei morto. Hai visto come l'hai fatto fuori? Sei molto forte. E tu, bella tartaruga, tu sei russa, come la mamma. E vai in giro sempre con la tua casa sulla schiena. Non è pesante? Beh, sei molto coraggiosa, allora. Oh, miei piccoli serpenti. Voi strisciate nei vestiti dei crucchi e li mordete. Ah! E così niente più tedeschi. Vinciamo la guerra e non cambiamo più casa. Già detto mille volte che non devi affacciarti alla finestra. Vuoi che i vicini ci denuncino? È questo che vuoi? Molto bene. Adesso sputa. Tu hai capito che le succede? Andiamo, Reven, non è facile per lei. È una bambina. Ha bisogno di muoversi, di giocare. Noi alla sua età giocavamo, andavamo fuori, andavamo al cinema. Domani Misha ritornerà a scuola. Ho incontrato la maestra, è d'accordo? Non voglio più andare a scuola. Vedrai, la maestra è molto carina e poi imparerai tante nuove cose. Non mi importa, voglio restare con la mamma. Amore d'amore. Non vorrai fare torto a papà, ha fatto tanto perché tu potessi tornare a scuola. Ma perché non ci va lui, visto che gli piace tanto la scuola? Devi obbedire. O papà non ti vorrà più bene. Ma io me ne frego. Mi vorrò bene da sola. Tishma, ani mevina ota. Yom achad betsefer haze, yom sheni betsefer acher. Ze kashe. Ze kashe. Prendo le olive!
donne, venite! Oh! Ti piace, Jules? Sì! Vuoi salire? Sì! Andiamo! Dove la porto, signorina? A scuola! Alla scuola della signorina! Marsh! Sporchi crocchi! Allora, che cosa hai imparato oggi a scuola? Una canzone. Una canzone bella? Ascolta, ascolta i passi del Signore. Cammina con te, cammina accanto a te. Ho un'idea. Andremo al parco. Sei d'accordo? Ma no, non avere paura. Non far morire. I trucchi non fermano i cavalli. Giusto. Vieni, Misha, vieni. Ah, no! Io gioco! Vieni a pregare per papà, perché la guerra finisca. Che io abbia tanto da mangiare, che non debba più andare a scuola, che io abbia dei gatti, dei conigli, un letto tutto mio e che io possa andare al cinema con la mamma e che possa uscire a divertirmi e... Sono G. Buongiorno. Buongiorno. È tutto quello che ho trovato oggi. Non mi piace il pesce. Non c'è il formaggio. No, tesoro mio, desolato. Tutto qua. Devi mangiare quello che c'è. Non abbiamo scelta. Grazie. Faccio del tè. Ne ho ancora. A proposito, hai saputo della famiglia Finkel? No. Li hanno arrestati, ieri. Documenti falsi. Tieni, è tutto ciò che quella donna ha potuto prendere in municipio. È pericoloso, non andare, ho paura. Non preoccuparti, tra un'ora sono qui. Papà! Non andare, è troppo pericoloso. Se non vuoi che andiamo, posso restare io con la mamma. Vattene! Che c'entri tu? Vattene via, via, la mamma è solo mia! Mamma, non mi piace lavarmi. L'altra. Tu mi avevi promesso che non sarei andata a scuola. Se qualcuno viene a prenderti al posto di papà, dicendo semplicemente amore d'amore, non devi fare domande. Tu devi seguirlo. Ma sì, mamma, lo so. Me l'hai già detto mille volte, non sono sorda. Lo so. Ma non ascolti mai. Ripeti. Se qualcuno viene a prendermi a scuola al posto di papà e mi dice amore d'amore, io devo seguirlo. Promesso? Promesso. Non voglio che lavi la mia piccola luna. State sedute. Attenzione, sono qui. Cosa vogliono? Un controllo. Sono già due volte questa settimana. Julie, continua tu. Misha, Sara, venite con me. Sbrigatevi. Forza.
Non sarete sole, non fate rumore. Come ti chiami? Non posso dirtelo. E tu? Neanch'io. Sai giocare a questo? No. A che giochi allora? So far parlare gli animali. Vuoi che ti insegni? Una barca. Jill ci ha trovato un nuovo nascondiglio a 20 chilometri da qui. Saremo al sicuro. E tu, Misha, potrai correre. Davvero, mamma? Allora finalmente potrò tenere un cane. Quando la guerra sarà finita, vedremo. Ancora un po' di pazienza. Come fai a dirlo? Per strada, in giro, ne parlano tutti. E i crucchi, per la prima volta, finalmente hanno dei problemi. Stalingrado. Sono pazzi ad attaccare la Russia. È una tomba per tutti. Guarda Napoleone. La mamma è solamente mia. La mamma è di tutti e due. Au! Non è vero. Sì, sono tua, ma anche di papà, tesoro. Io prima. Hai intenzione di farglielo fare fino al giorno del suo matrimonio? Ma certo, lei continuerà a ridere fino a quando non mi sposo. Ti aspetti? Il mio papà. Resta qui finché non arriva. Sì. Se conto fino a 30 arriva. Sei tu, Misha? Sì, perché? Amore d'amore, ti dice qualcosa? Sì. Dov'è il mio papà? Non fare domande. Perché tutti questi cani? Dobbiamo andare adesso. No. Io voglio tornare a casa mia. Dalla mia mamma. Tu non vuoi che tua madre passi dei guai, vero? Allora vieni. Non parlare. Ma non ho detto niente. Quando papà parlava di pericolo, voleva dire come adesso. Che cosa ti ho detto? È tutto a posto? Tenga. Mi scusi, ma devo controllare. Si figuri, faccia pure. Si accomodi, prego. Grazie. Quando li hanno arrestati? Ma da non molto. Ho quasi mancato la piccola. Denuncia? Retata. Ha altri vestiti? Le manderò quello che trovo. Ho qualche bambina della sua taglia. Spogliati e lavati. Ti chiameremo per la cena. Togli quella catenina, per favore.
Dammela e sbrigati. Non posso. Me l'ha regalata la mia mamma. Sì, ma è pericoloso che la porti. Se i tedeschi frugano in casa e la trovano, verremmo arrestati tutti. Ma è così piccola. Non discutere. Dammi la catenina. Ti piace? Sì. Sai che cos'è? È carne. Di maiale. Il maiale, il maiale, il maiale. Tutto è buono del maiale. Perché ridi? Perché tutti ridono. Misha, smettila. Basta, tesoro, se vuoi piangere, piangi. Ma fallo in silenzio. Voglio la mia mamma. Mi alzo alle 5, ho bisogno di dormire, capisci? Mamma! Calmati, cerca di calmarti. Tanto non serve a niente piangere. Perché hanno preso la mia mamma? Non lo so, piccola. E papà? Forse hanno fatto qualcosa di male. Non è vero, i miei genitori sono i più buoni del mondo. Forse perché sono ebrei. Vuol dire che gli ebrei sono cattivi. Alcuni dicono che gli ebrei hanno ucciso Gesù e che quindi devono pagare per questo. Allora è lui che ha preso i miei genitori. No. Se vieni, sai che cosa facciamo? Ti aiuto a spogliarti e vieni a dormire con me nel mio letto. Va bene? Ho quasi finito, signora. Tirale bene i capelli, sembrerà più pulita. Faremo una foto per la tua nuova identità. La mia che? Devi cambiare nome. Misha non è cristiano. Ti serve un vero nome, non un soprannome. Ti chiamerai Monique. No. Monique è troppo brutto. Farai ciò che ti dico. E ricordati di chiamarmi mamma. Lei non è la mia mamma. È per il tuo bene che devi chiamarla mamma. Gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Bene, allora vogliamo fare un bel sorriso, eh? Janine si prepari ad accendere la miccia. Cucù. Alouette, gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Adesso basta. E tu cerca di sorridere. E non dire che non sei stata tu. Ti hanno vista. Sei solo una sporca ladruncola. Vuoi privarne Leopold? Ah, è questo che vuoi? No. Avvicinati. Tendi la mano. Quale? La destra. Ai! Fila, non voglio vederti oggi. Non mangerai. Ti sei già servita. Hai visto com'è pulito? Brava, Misha. Ehi, ragazzina, metti il cappotto e seguimi. Dove andiamo? A fare provviste. Che sono le provviste? Le provviste sono il cibo. Quante domande. Perché Madame Val non ci va? Suo fratello non la può vedere. Invece tu gli piaci? Ehi, mi insegni ad andare in bici? Certo che no. La bici è roba da uomini, non è per le mocciose. Ehi! Cerca di ricordare la strada, piuttosto, perché da oggi in poi andrai tu a fare le provviste. Oh! Oh! Ferma, non muoverti. Accuccia, state accuccia! Ho già detto che non voglio bambini qui. È una... non è come gli altri. Si chiama Monique. No, mi chiamo Misha. Perché? Non ti piace Monique? No. Ci credo, è il nome di mia madre.
a tua madre che non lo faccio più. È l'ultima volta. No, restate qui, ascoltate la musica. Potrebbe intenerire il cuore di qualcuno. Eh sì, la vedo dura. Sei tu, Joseph? No, Marta, sono Leopold. Con chi parli? Con la nuova domestica. Con chi? Ho detto con la nuova domestica. E quando è arrivata? Oh, da qualche giorno. Se non ti fidi, puoi venire a contarle. O vuoi sapere dove le nascondo? Non sono una ladra. Lo sa, Monique non è così brutto. Mica mi sono offesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, che altro ha detto su di me il vecchio? Le solite cose. Janine! Mi ha fatto sentire di nuovo la sua vecchia musica. E sai una cosa? Marta non vuole uscire dalla sua stanza. E mangia sempre di più. Il vecchio dice che è il lutto. Chi se ne frega. E la carta ce l'hai? Bisogna pur mangiare. E tu non stare lì impalata, vieni. Ci sapresti tornare da sola? Sì, signora. Mamma. Il vecchio non vuole che la piccola vada lì. Abbaia, ma non morde. Mangiate, su. Questo cos'è? Un melo. È molto bello. Sei proprio di città, eh? Perché? Non lo trova bello? Sì, sì. E queste cosa sono? Sono fragole. Ti piacciono le fragole? Non lo so. Mi prendi in giro? No, non le ho mai assaggiate. Penso che le abbiano prese tutte i tedeschi. Prendessero solo le fragole. E cosa sono quelle casette? Quelle sono le arnie. Le case delle api, vedi? Succhiano il polline proprio qui intorno, eh? È per questo che il miele è buono. Allora, se ho capito bene, toccherà a te prendere le provviste d'ora in poi. Sì, a me. A me. D'accordo. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te... Perché non la smetti di fare il pagliaccio? Ha altro da fare, la signorina. Hai perso la testa. Oh. Ti si sente fino in strada. E tu vieni via. Andiamo. Bisogna distrarla un po', la piccola. Imbecille. Non sono cattivi. Vogliono solo sapere chi sei. Non li guardare mai negli occhi, non gli piace. Vedi, vogliono conoscerti. Poi non ti scorderanno più. Posso accarezzarli? Se ti va, ma sotto il mento, eh? Mai sulla testa. Altrimenti penseranno che vuoi comandare. Come si chiamano? Papà Ita e la femmina è Mamma Rita. Joseph! Te l'ho già detto, stai attento. I cani non sono giocattoli. Joseph, è il mio nuovo nome. Joseph era nostro figlio. Lo vede dappertutto. Non è colpa sua. Il dolore le ha fatto perdere la testa. E adesso dov'è? È morto. Joseph? Tanto tempo fa.
Ti ho fatto un pantalone nuovo con un tessuto bello resistente. Su, vieni. È proprio carina la piccola. È una parente? Sì, è la figlia di Joseph. Un dono dal cielo. Scusa, non capisco. Avevo sentito dire che Joseph... Non bisogna credere a tutto quello che dicono. Mamma Rita, vieni! Forza, banda di piglioni, mangiate troppo e poi non ce la fate. Su, salite! Papà Ita, mamma Rita, venite, forza! Smettetela di abbaiare adesso! Allora, che succede? Vi manca il coraggio? Dovete obbedire, se no lo dico a Ernest. Mi prende in giro tua madre, mi dà sempre di meno. Al municipio sono diventati sospettosi, ci sono troppe carte d'identità in giro. Ma ne ho pagate 12 e qui ce ne sono solo 3. Come facciamo per le altre adesso? Ha detto che se non sei contento puoi fare il sindaco tu. Senti, comincia a farmele girare, tua madre. E anche tu, imbecille. E ora fuori, via, niente provviste. Se vuole mangiare, mi manda le carte. È chiaro? Forza, vieni. Non ti muovere, Joseph. Sei una scema, il tuo piccolo Joseph è morto da tanto. E so anche dove è sepolto. Sei cattivo, idiota, brutto idiota! Se vai a piagnucolare da tua madre e se lei tocca un capello alla piccola, non vivrai abbastanza da pentirtene. Via! È un bugiardo. Vai via! Un bugiardo. C'è nessuno? Ah, signor Leopold, telegramma, bisogna firmare. C'è un lutto in famiglia. Mi hanno detto che devo restare qui per 3 giorni. La Virago è morta? Oh no, lei sta bene. Ah, alla fine sei decisa a darmi le carte che avevo pagato. No, anch'io so rubare. Sei proprio una birichina. Cos'altro ti ha raccontato la Virago? Ha detto che sei un gran mangiapreti. Detto da lei, lo prendo come un complimento. Ernest, perché non posso aspettare i miei genitori qui? Perché è pieno di tedeschi, mia cara. E se non ci sono loro, c'è la milizia. Ma tu sai dirmi dove sono? Non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solo che vanno verso est. A est? Dov'è l'est? Lontano, molto lontano. Dimmi che torneranno. Ma certo. Devi solo aspettare. Tieni, è per te. Per me? Ma sì, è il tuo compleanno. Mm-hmm. Ti piace? È molto bella, grazie. Sai come la voglio chiamare? Mm? Gerusha. Ti piace? È un bel nome. Sì. Misha, lo sai fare il gatto? Sì, guarda. Va bene, basta. Lo sai come si dice patata in tedesco? Kartoffel. Me lo ha detto papà. E in russo, kartoshka. Questo è la mamma che me l'ha detto. Ah, beh, ne sai di lingue tu. E la canzone, te la ricordi? Sì. Dis-moi de me, quand reviendras-tu? M'apporter des feuilles, m'apporter des feuilles. Joli-moi de me, quand reviendras-tu? M'apporter des feuilles pour torcher mon cul. Accuccia. A
c'è la Germania. Sì. E qui in rosa ci siamo noi. Qui le Ardenne. E qui in verde, qui c'è la Francia. Questa è la Mosa e questo il Reno. Guarda com'è grande. Ne sai tu di cose? Beh, ero professore in un'altra vita. È lontana quella tua vita? Sì, dall'altro lato del Mediterraneo. E molto tempo fa. Ernest, sei sicuro che sono est i miei genitori? È quello che dicono tutti. E che cosa ci fanno là? Forse li fanno lavorare in fabbrica o nelle miniere di carbone. Certo, mica li nutrono per non far niente. Ne vuoi? Grazie. Non so perché, ma ho sempre fame. Sai, non è la prima volta che ci fanno la guerra i crocchi. 20 anni fa sono stato anch'io prigioniero. Eppure sono qui. Non preoccuparti, vinceremo anche questa. Forza, signorina. Ripassiamo? Jolie mois de mai, quand reviendras-tu? M'apporte des feuilles pour torcher mon cul. Misha, vieni a vedere, vieni. Ho una sorpresa. Sbrigati, vieni. Se indovini, è tua. Questa qua. Hai vinto. È bella. Che cos'è? Una bussola per sapere dove è il nord. E a che serve? A viaggiare. La bussola dice che il nord è qua, vedi? Metti l'ago sulla N, poi la S è il sud e a sinistra la O, ovest. E l'est? A destra. L'est è a destra, sempre. E non si sbaglia mai questo ago nero? Mai. Ti puoi fidare, vai, fammi vedere. Il nord, il sud, l'ovest e l'est. Brava. Sentito? Bombe dappertutto. Gli inglesi vogliono ammazzarci. Vuol dire che la guerra è finita. Ma che sciocchezze stai raccontando, stupido? Ti giuro che è vero. La polizia entra in tutte le case e tira fuori quelli che non dovrebbero esserci. La polizia o i crocchi? Tutti e due, madama la marchesa. Misha fila in cantina, uscirai quando lo dirò io. Tu vatti a cambiare. Non puoi venire a tavola conciato così. Ho avuto una lunga conversazione con la piccola Misha. Quella bambina è davvero intelligente. Misha di qua, Misha di là. Quante volte devo dirti di chiamarla Monique? Non ti piace perché è il nome di mia madre? È più forte di me. Non mi ci abituerò mai. Che pensi di fare? La prefettura comincia a ficcare il naso ovunque. Non vorrai mica sbarazzartene. La bontà ha un limite. Sono stata pagata per un mese. Sono settimane che non vediamo soldi. Non è col mio stipendio di segretaria e i pochi pazienti che ti restano. Mia cara, ti prego. Oh, per te va sempre tutto bene. Ma no. Tanto so che non lo faresti. E comunque sappi che la polizia tedesca non ti crederebbe mai. Invece sì. Basta dargli quello che vogliono. Non potremmo aspettare un altro po'? Aspettare che cosa? Ma... e se sono gli americani a vincere la guerra, eh? Diremo che abbiamo salvato una piccola ebrea. Ah, sì? E se sono i tedeschi? Se sono i tedeschi, gli diremo che non sapevamo che fosse ebrea. Nessuno ti crederà. Oh. No, no, è troppo pericoloso. Domani faccio pulizia. Né vista né conosciuta. Faccio il mio dovere di cittadina. Tu sei troppo sentimentale, caro mio. Non posso restare qui ad aspettare i miei genitori. Per favore, Mart. Ernest.
Purtroppo non è possibile. Se conosco bene i Val, non tarderanno a trovarti. E non mi stupirebbe se avessimo visite. Potrebbe andare da mia sorella a Waterloo. È carina, Suzanne. È a est, Waterloo? No, è a sud. Ma non è lontano. Maledetti schifosi. Non hanno certo perso tempo. Dai, scappate. Scappate, forza. Di sopra, di sopra. Vieni. Lì c'è un nascondiglio. No, Mart. Non voglio essere rinchiusa. Il signor Leroy? E che volete dal signor Leroy? Ci hanno segnalato un traffico di carte di identità e una fuggiasca. Una bambina che non dovrebbe stare da lei. E chi sarebbe? La figlia della vicina? Una piccola ebrea. E starebbe da me? Sì. E che ci farei? Su, me lo dica. Noi ce ne freghiamo. Gli ebrei non sono di nostra competenza, ma se arriva alle orecchie della Gestapo, siete fregati. Motivo in più, io non ho niente a che fare con quella gente. Sono un buon cristiano, battezzato, cresimato, ho fatto anche il chierichetto. Andiamo a dare un'occhiata. Ah, per me, ma la padrona non sarà contenta. E allora? Si metta al suo posto. A quest'ora le pulizie non sono finite, c'è disordine. Ah, questo siamo abituati. Quello che ci interessa è il traffico di carte d'identità. Le dice niente questo? Sentite, non sono affari miei, ma mi preoccupo per voi. Se adesso vi mettete a controllare anche gli scontrini del pane, non ci libereremo mai dei crocchi. Tenga per sé le sue riflessioni. Guardate dappertutto. Bene, è andata. Un secondo. Ho sentito parlare. C'è qualcuno qui. Mio caro giovanotto, è da parecchio tempo che parlo da sola. Va bene, con calma, eh. Dove ci portate? Lo saprà presto. Spiegherà tutto ai miei superiori, non è più di mia competenza.
schifo. Che cosa volete? Oh, stelle sich nicht so blöd, wo ist der? Non vi capisco, non parlo il tedesco. Was ist das hier? Hey, was soll der Scheiß? Was hast du ihm gegeben, ha, du kleines Dreckstück? Einen Hund zu vergiften, du Schlampe! Sembrano le caramelle di Mart. Ne provo un altro.
Guarda, Gerush, è di là l'est. Hai capito? Male. Mi fa tanto male, mamma. Sono qui, amore mio. Mamma. Vicino a te. Vieni. Mamma. Vieni.
Anche tu hai fame. Tieni. Anche tu cerchi qualcuno? Volevo giocare. Volevo solo abbracciarti. Vorrei tanto essere abbracciata. Thank you.
Quando avremo trovato i miei genitori, te li presenterò. Andremo tutti insieme alla fattoria a trovare Ernest. Alla fattoria di Ernest. Lì ci sono due cani che ti somigliano come due gocce d'acqua. E poi Ernest ci darà tanta roba da mangiare. Ah, lo adoro, Ernest. E poi non avremo più fame e non avremo più freddo. Oh. Posso dirti un segreto? Alla fattoria c'era una cagna che si chiamava Mamma Rita. Ti piacerebbe se ti chiamassi Mamma Rita? Grazie. Tutto quello che ho trovato. Adesso stai esagerando. Non devi fare la difficile. Siamo in guerra. Bisogna mangiare tutto, come dice la mamma. Ancora. Lavami. Forza. Ancora. Da mangiare. Thank you.
Marita. Se la mamma pensa che ci sto mettendo troppo. Sei più bello. Yeah.
Non capisco. Idź na górę i zobacz, czy tam coś idzie. Dobre, dobre. Jak się nazywasz? Non capisco. Tu, pomóż nam. Tam, do tej góry. Ona nie mówi. Od 2 lat nie powiedziała ani słowa. Psst. Musimy być cicho. Kto tam? Władek, co ty tu robisz? Dlaczego jesteś sam? Geto jest puste. Już nie ma nikogo. Jestem sam. Chodź do nas, tu jest bezpiecznie. Lew! Chodźcie szybko, tu jest lew!
venite. Cosa ci fate qui? Tu sei bello. Non si mangia. E tu non essere geloso. Mamma Rita, sei tu? Sono io. Mi riconosci? Abitate tutti qui. Sono sicura che sei tu. E comunque le assomigli. Sei qui. Non lo farei mai più, eh? Ci siamo preoccupate io e mamma Rita. Dai, torniamo a casa. E hop! Thank you.
fatta mi chiaro di luna. Non vedi che non ce la faccio? Su, vieni! Vieni! Fannullone. Forza, tira! Non ho detto mangia, ho detto tira! Adesso ti metti a giocare! E va bene, allora la porterò io! A portare da mangiare. Voglio mangiare, ho fame. Sei buona, mamma Rita. Chiaro di luna. Mamma Rita. Mamma Rita.
aiuto. Così non ti troveranno. Sarei ben nascosta.
Ned! 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 Ой, так кто? Боже мой, где ты ее нашел? Кто она? Пусть сначала поест. Садись. Садись. Ешь. Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Ты? Меня зовут Миша. Я Миша. А тебя как зовут? Нет, 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 нет. Меня зовут Миша. А тебя как зовут? Ты. Мы оба Миша. Грязная она. Что с тобой? Не бойся. Ну что, все будет хорошо. Давай, давай. Ну что, все хорошо. Видишь? Спокойно. Хорошо. Ой, красивая. Да, лучше. Видишь? Ты откуда? Где твои родители? Где твои родители? Sentito. Parlano come la mamma. Riprendiamo le forze e poi ce ne andiamo via di qui. Mishinka, pойдем, пойдем. Миша. Миша, мыться. Ты. Давай. Нет. Ты говоришь? Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Mai cancellerò l'odore di mamma Rita. Tu sei sporca. Anche più sporca di me. Mi piacerebbe parlare con loro, ma forse anche loro odiano gli ebrei. Perché non hai sняла la tua vecchia одежду? На, возьми, это твой. Нет, 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 это не игрушка. Садись. Это Москва. Из Германии трубы в Москва. Наши столицы это Украина, это Копенгаген, Варшава, Deutsche Armee. Капут. И Берлино? Нет. Уже нет. Извините. Опоздал. Войска 2-го Белорусского фронта «Партил» и «Годор» обеспечивают наступление в север. Я очень сильно понял.
Grazie, Anna, grazie. La vittoria è a portata di mano e la gente si è riversata nelle piazze per festeggiare la liberazione di Zav. Zav. Spasiva. Spasiva. Thank you.
cosa cerchi? I miei genitori. Abitavi qui? Non ricordo. Lui è Jules. Quello è di mio figlio. Quando siamo arrivati qui non abbiamo trovato niente. A parte una vecchia scatola con delle foto dentro. Le vuoi vedere? Io e mio marito abbiamo pensato di tenerle. Tieni. Ti piace questa qui? Prendila. Devi andare in municipio, sanno sicuramente qualcosa. Vuoi che ti ci porti? Ecco, sono contento per lei. Grazie. Allora, come ti chiami? Misha. Misha come? Misha e basta. La mia mamma è Kirusha. E mio papà è Ravel. Mi verranno sicuramente a prendere. Vai a guardare le foto sul muro, eh? Se riconosce qualcuno me lo dici, d'accordo? Così potrò aiutarti. È divorata dai pidocchi, bisogna passare il DDT. Penso che non basterà. Allora bisogna rasarla. No, 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 dove sei andata? Che succede? È infettata dappertutto. Contaminerai tutti i tuoi compagni. Bisogna disinfettarti dalla testa ai piedi. Bisogna rasarti per forza. Ascolta, ascolta. Se non obbedisci non potrai restare qui ad aspettare i tuoi genitori. La febbre è calata? No. Marita. Peggiora. Beh, se non c'è nessuno che se ne occupa, bisogna portarla all'ospedale. Ma ci scusi per tutte queste domande, ma dobbiamo verificare. Allora, lei dice che non conosce il suo cognome, che i suoi genitori sono spariti, che lei lavora con sé per qualche settimana e poi è scappata, poi più niente. Bene. Potrebbe identificarla? Ma certo.
Beh, è ridotta piuttosto male. Che cos'è? Febbre alta, vomita tutto quello che mangia. Dovremo nutrirla per vena. Allora è grave. Può diventarlo. Va bene, resto. Se questo può aiutarla. Ehi, piccola. Non è il momento di mollare, eh? Marta ha trovato una giumenta che coccola aspettando il tuo ritorno. Ha anche proibito a Joseph di montarla. Mamma Rita. Papà Rita. Li conosceva? Misha. Misha, guarda. Mamma Rita, papà Rita. Buoni, cuccia. Papà Rita. Sono venuti a trovarti. Sono venuti a darti il buongiorno. Ora, basta, basta. Buoni. Lasciatela in pace, su, da bravi. Ah, buoni. Diopo, ti sei fatta aspettare, eh? Allora, non sei mai arrivata a Waterloo, certo, era troppo lontano. Riesci ad alzarti? Beh, direi che ne hai fatta di strada, ma una forte come te sa resistere a tutto. Vuoi provare a camminare? Allora andiamo. Si va a casa. No. Voglio aspettare i miei genitori qui. Li aspetterai meglio da noi, con la pancia piena delle cose buone che Marta cucinerà. Come sapranno che sono tornata? Verremo qui tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Parola d'onore. Jolie mois de mai, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles, m'apporter des feuilles. Jolie mois de mai, quand reviendras-tu m'apporter des feuilles pour torcher mon cul. Zot Malkale, der Karschenboy, in Gorten sich zerblieb. Ich weiß, der alte Karschenboy will wehren heim da lieb. Ich öffne auf das Fenster still und sehe Vögel fliegt. Ich weiß, der Vögel zu der Sonne will wehren heim da lieb. Ich hab die Augen auf und seh a Silberwolken zieht. Ich weiß, der Wolken bei der Sonne will wehren heint a Lied. Und als was Atem lacht und blieht, der Vogel und der Wind. Der blinde Bettler auf den Rock, die Mame. Der koimen kerer auf dem Dach, der alter Melchi. Das Blumenmädel auf dem Mark, sie willen wehren lieb. Die Pen in Tinter fiebert wart und zieht sich zu mein Hand. Und ich tracht jetzt wegen dir, dort in dem weiten Land. Ich hab die Augen auf und seh a Silberwolken zieht. Ich weiß, der Wolken bei der Sonne will
Schlacht und Blied, der Feugel und der Wind, der blinde Bettler auf den Rock, die Mamme und